quali erano i vostri dubbi? I vostri dubbi erano sostanzialmente su: ma io come faccio a capire se un insieme aperto è chiuso? E cosa li distingue sostanzialmente? Lo vediamo da qua. Guardate, questo è il più piccolo chiuso che contiene nero, questo è il più grande aperto che contiene nero. Quindi quando è che è un insieme aperto? Quando non ha neanche un punto della sua frontiera. Quando è che un insieme è chiuso? Quando c'ha tutta la sua frontiera. Se un insieme è chiuso, coincide con la sua chiusura. Quindi, e se invece di 10 mettiamo la chiusura, la parte interna non cambia, della frontiera non cambia, la parte interna invece può cambiare. Scusate, anche la frontiera può cambiare. Però quello che ho detto prima invece è vero. Cioè, se l'insieme è chiuso contiene tutta la sua frontiera, se l'insieme è aperto non contiene neanche un punto della sua frontiera. Ok? Oh, poi questo archetto semplicemente è una cosa che significa, questo si legge parte interna di quello che sta sotto l'archetto. Semplicemente un archetto per dire parte interna di che? Qua il pallino si mette al centro, sull'insieme al centro. Ma visto che qua c'è scritto R-Q, te lo metto sul simbolo di differenza, non si capisce a che cosa si riferisce. Allora si mette un archetto per dire parte interna di. Bene. Ho detto questo, ecco, questo vi invito ad andare a rivederlo sulle video lezioni di analisi 1. Con la parte interna e la chiusura si possono fare partendo da un insieme. Se ci metto anche il commentare sono 14, ma se metto solo parte interna e chiusura si possono ottenere 7 insiemi diversi. Cioè partiamo da questo discorso: la parte interna e la parte interna è uguale alla parte interna, cioè ogni volta che faccio la parte interna due volte di seguito è come farla una volta sola. Cioè i punti della frontiera, se li ho tolti una volta, poi non è che li posso ritogliere la seconda volta. Per lo stesso motivo, la chiusura della chiusura è uguale alla chiusura. Quando li aggiungi una volta i punti della frontiera, non li posso aggiungere la seconda volta. Se scrivo così, si legge chiusura della parte interna. Cioè si fanno prima i simboli vicini all'insieme, quindi in questo insieme prima faccio la parte interna e poi faccio la chiusura, quindi è la chiusura della parte interna di dietro. Allora si può dimostrare noi non perdiamo tempo a farlo, ma non è difficile, che se faccio è chiaro che io devo alternare simboli diversi, perché ogni volta che ho due simboli consecutivi dello stesso tipo li posso ridurre a uno. Cioè faccio la parte interna tre volte e poi va la volta sola. Quindi faccio la parte interna, poi la chiusura, parte interna, la chiusura. Questa coppia, parte interna, chiusura, ripetuta due volte è come fare una volta sola. Lo stesso discorso, se faccio prima la chiusura e poi la parte interna, e lo faccio due volte è come fare una volta sola. Questa è una cosa che si può dimostrare. A questo punto, dato un insieme E, teoricamente è possibile costruire con parte interna e chiusura solo 7 insiemi, cioè la parte interna, la chiusura della parte interna, la parte interna della chiusura, ho detto bene, ho scritto male, poi si può fare la parte interna, la chiusura della parte interna, poi la chiusura, la parte interna, la chiusura. Se li contate sono 7. Questo è teorico però. Dice, io che ne so se ci sta un insieme che mi produce 7 insiemi che siano tutti diversi. Cioè vorrei vedere se queste sette definizioni, cioè parte interna, chiusura, eccetera, possono dare cose tutte diverse. In molti casi può essere che questi siano solo due insiemi. Per esempio,
esempi, E uguale 0,1. Chi è la parte interna? Facciamolo in R con la distanza euclidea. Chi è la parte interna? Abbiamo detto la parte interna si ottiene togliendo la flow, i suoi punti fronti. E quindi chi è la parte interna? O no? Chi è la chiusura? Era già chiuso. Chi è la parte interna? Adesso se fate qualunque di questi altri insiemi, vedete questo. E coincide con la chiusura, non coincide con la parte interna, se fate uno qualunque di questi altri insieme continuate a ottenere o l'uno o l'altro. Quindi in questo caso solo due di questi sette insiemi sono diversi. Due devono essere per forza diversi. Ah, beh, c'è un caso in cui sono tutti uguali. Qual è questo caso? Anzi, due casi. Vuoto è tutto Rn se stiamo in R, in questo caso saremo in R. Chiaro? Tranne in quei casi la parte interna non coincide con la chiusura e quindi almeno due di questi insiemi devono essere diversi. Adesso vediamo un caso in cui questi insiemi sono tutti e sette diversi. Qua ci sta anche sulla video lezione di analisi 1, però ripeto. Oh, questo caso è in R, però insomma ovviamente casi analoghi si possono trovare anche in Rn. Allora prendiamo E questo insieme qua. 0, 1, unito, 1, 2, unito. 3 unito U intersecato 400. Allora cominciamo a fare la parte interna. Vediamo un po' se ci avete capito qualcosa, vi ricordate qualcosa da analisi. Chi è la parte interna di questi insiemi? La parte interna è questa qui. Allora, perché 2 non c'è? 2 non è un punto interno, vedete? Quando arrivo qua a 2, quando faccio una sferetta, di qua ci sta, perché vicino a 2 sono punti che stanno dentro l'insieme, ma dall'altra parte non c'è, non stanno né lì né l'insieme, perché il prossimo punto dell'insieme è 3. Quindi 2 non è un punto interno. 3 non è un punto interno, anzi 3 è quello che si chiamerà un punto isolato, tipo il consolato Italia o l'ambasciata d'Italia, un paese estero, un punto isolato. Poi anche questi punti non sono interni perché sono razionali, appena andiamo a fare, sono solo irrazionali i 4, 5, quindi appena andiamo a fare un intorno, quello contiene anche gli irrazionali e quindi spariscono. Chi è invece la chiusura? Chi è la chiusura? No. La chiusura è 0,2 unito 3 unito 4,5. Allora io devo fare il più piccolo chiuso che contiene. Allora andiamo pezzo pezzo. Qua ci devo aggiungere 1 perché 1 era un punto che era, ho tolto solo lui. Quando vado a fare gli intorni? Gli intorni intersecano l'insieme e quindi 1 non è interno ma non è neanche esterno, quindi non essendo esterno sta nella più, nella frontiera e quindi nella chiusura. E ci deve aggiungere anche 0 perché sta nella frontiera e quindi qua si salta tutto e diventa 0,2. La chiusura contiene sempre l'insieme, quindi 3 ci stava e ci rimane. Qua quando vado a saldare tutto
cioè vado a considerare il più piccolo chiuso contenente quei razionali, il più piccolo chiuso contenente quei razionali è 4 e 5. Perché appunto questi punti qua, i punti 4 e 5 non sono interni a Q se sono razionali, non sono interni a Q, ma anche se sono irrazionali non sono esterni a Q, e quindi sono tutti punti di frontiera. Adesso andiamo a fare la parte interna della la chiusura della parte interna, che significa che qua devo fare la chiusura. Quando vado a fare la chiusura, come prima, si salda tutto l'intervallo 0,2, però non posso più ottenere il resto, perché il resto è sparito quando ho fatto la parte interna. Qua invece, quando faccio la parte interna della chiusura, cosa ottengo? Ottengo 0,2, 3 sparisce, ma ci sta anche 4,5 nella parte interna di questa. La parte interna della chiusura, non c'è la parte interna. Ah, qua. Là è, ho scritto bene, qua ho scritto. Qua invece, adesso se faccio la parte interna della chiusura della parte interna viene 0,2. Qua se faccio la chiusura della parte interna della chiusura viene 0,2 unito 4,5. Adesso se confrontate tutti questi 7 insiemi, sono tutti e 7 diversi. Quindi questo vi fa capire, insomma, più di 7 non possono essere diversi, questo è il massimo della schifezza possibile, tra virgolette, per un insieme. Chiaro, peggio di così non può andare. Bene, poi avevamo il concetto di punti di accumulazione e punto isolato. Questo lo ripeto, ma non ci indugio più di tanto, perché questo dovreste averlo ben sviscerato in analisi 1, perché serviva per i limiti. Lo ripeto, ma giusto dalla definizione. X con 0 si dice di accumulazione per E se solo se per definizione la sfera di centro X con 0 raggio epsilon intersecato E meno il punto X con 0. Qua posso anche non mettere parentesi, tanto il meno lo fate prima, lo fate dopo, la stessa cosa è sempre diverso dalla insieme a voi, però niente. I punti di accumulazione possono stare in E, ma possono anche non stare in E, sono tutti i punti di E o della frontiera che vedremo non sono isolati. Un punto invece si dice isolato, punto isolato di E, stesso non sei per definizione, esiste un epsilon maggiore di 0 tale che la sfera di centro con 0 raggio epsilon intersecato E mi dà il solo. Lo 0 dovevamo mettere sempre in alto, continuiamo a metterlo sempre in alto. Questo sempre in alto. Ok? Bene. I punti isolati invece sono sempre punti di E, ovviamente. Punti isolati sono di E, punti di accumulazione soddisfano quella proprietà, possono anche non stare in E. Sono i punti a cui E si avvicina, con altri punti. Bene. Oh. Tutta questa cosa in realtà vi era servita
per anche sia per fare i limiti dove si fanno? Nei punti di accumulazione. Se un punto non è di accumulazione, io non ce ne faccio i limiti. Oh, una cosa importante è che gli aperti di Rn hanno i loro punti, sono tutti di accumula. Ovviamente non sono i soli punti di accumulazione. Se io prendo un aperto, un punto di accumulazione può stare pure sulla frontiera di A, ma comunque tutti i punti di A non sono mai isolati. Quindi se prendo un aperto A, per esempio, quando fate la derivata cos'è? È un limite, è una funzione di una variabile, e il limite si deve fare nei punti di accumulazione. Quindi se io prendo oltretutto, per esempio, se avevate un intervallo, quindi le derivate le facciate su intervalli semirette, insomma. Però per esempio, se l'intervallo era chiuso, nell'estremo di sinistra potevate fare solo la derivata a destra, però coincideva col concetto di derivata perché mi ci posso avvicinare solo da destra. Nell'estremo destro, per esempio, se era l'intervallo 0,1, in 1 potevate fare solo la derivata a sinistra. Negli altri punti potete fare la derivata avvicinandovi sia da destra che da sinistra. Ovviamente in quel caso la derivata a destra e a sinistra dovevano poi coincidere, se no la derivata non c'era. Oh, quindi se un punto, se l'insieme è aperto, tutti i punti sono interni. Quindi nel caso per esempio della derivata, in tutti i punti posso fare sia la derivata da destra che da sinistra. Quindi quando parlo di derivata vuol dire che esiste la derivata a sinistra, esiste quella a destra e coincidono pure. Chiaro? Se l'insieme fosse aperto. Va bene. Allora, cosa... Un concetto importante che voi avevate sviluppato in analisi 1 è il concetto di insieme compatto. Vi ridò la definizione in generale: sia XD uno spazio metrico, quindi def, guardate come lo scrivo in alto a sinistra, def, abbiamo XD uno spazio metrico, abbiamo K è un sottoinsieme di X, K si dice compatto se e solo se per definizione per ogni successione X con N contenuta in K esiste una successione estratta tale che il limite della successione estratta è x appartenente a k. Limite significava questo, per definizione significa che la distanza di x con n j da x, per j che tende infinito, tende a 0. Se volete riscrivo anche questo che significa, questa è una successione di numeri reali, quindi questo è il limite di analisi 1. Questo vuol dire che per ogni epsilon esiste un delta tale che esiste un indice ni, scusate, che è tale che quando j è maggiore di ni la distanza di scon nj da x sarà minore di epsilon. Se volete aggiungete se solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni tale che se j è maggiore di ni, allora la distanza di x con nj, diciamo,
Sì, perché stiamo in uno spazio qualunque, quindi ci devo dire stanza di sistema energetica X è meno di X. Ci metto una bella parentesi per dire che tutta questa frase è equivale a dire questo, è equivale a dire questo. Oh, qui avete notato anche un'altra delle altre convenzioni che io uso sempre, e quindi è bene ribadirle, perché con voi probabilmente è se è la prima o seconda volta che le vediamo. Quali sono le convenzioni? Come la denotate voi una successione? X con n, e qua ci dovreste scrivere n appartenente a n. Io n ce l'ho scritto, appartenente a n grande, numeri naturali non ce l'ho scritto. Perché? Perché la lettera n la uso solo per le successioni, e quindi o per la dimensione dello spazio. Quindi in questo contesto qui, x con n con n ripetuto fuori significa la successione, basta. Poi ho una successione, non è un insieme ma è una funzione, però si usa dire che una successione estratta si indica così, è come se io avessi tolto degli la successione e lasciati solo a più. Quindi si usa indicare una successione estratta in questo modo: xn sottoindice j, quello che varia è il sottoindice j, quindi avremo x con n con 1, x con n con 2, x con n con 3, questi indici saranno crescenti. Il concetto di sottosuccessione non lo posso ridefinire, l'avete definito in analisi 1, se non me lo ricordate andate a rivedere, sta nelle video lezioni, ci sta. E poi abbiamo limite, vabbè, quando faccio il limite per la successione diciamo l'indice deve andare a più infinito, ma siccome va sempre a più infinito è inutile scrivere. Il limite su j di x con ng sarebbe il limite per j che tende a infinito di x con ng. Quindi scrivetelo come vi pare, però io lo scrivo così. Allora, cosa dice la definizione di compattezza in uno spazio metrico in generale? Dice che, quindi qua stiamo parlando di topologie indotte da una distanza, dice che un insieme si dice compatto quando da ogni successione contenuta in esso, cioè fatta da elementi dell'insieme, se ne può estrarre un'altra che converge a un elemento dell'insieme. Questo era per esempio 0, 1 senza estremi, non è compatto perché la successione 1 su n tende a 0, qualunque estratta continua a tendere a 0, ma 0 non è un elemento dell'insieme. Invece 0, 1 con gli estremi era compatto rispetto alla topologia che vedevo. Quale motivo? Data una qualunque successione compresa tra 0 e 1, ne estraevo sempre una che convergeva al massimo limite, una che convergeva al minimo limite. Questi concetti non so se li avete fatti, però nelle video lezioni ci stanno. Quello è uno dei modi più semplici, se no dovete dimostrare questa stessa cosa in un altro modo. Perché erano importanti? Allora, qua i concetti cominciavano a diventare parecchio importanti per le vostre applicazioni pratiche, perché interferivano molto con la ricerca dei massimi e dei minimi, perché noi sappiamo, allora cosa sappiamo? Beh, sappiamo che per il teorema di Weierstrass su una funzione continua su un insieme compatto c'è sempre massimo e minimo, però lasciamo stare Weierstrass, cominciamo a vedere, insomma ci interessano gli insiemi compatti perché su questi insiemi si trovano i massimi e i minimi delle funzioni, di alcuni tipi di funzioni. Allora, quali erano questi insiemi compatti? Diciamo, proposizione, teorema un po' troppo pretenzioso. Se K, diciamo, X è uno spazio metrico, poi per ipotesi K contenuto in X è compatto, allora K è un insieme limitato, che vuol dire? Vuol dire contenuto in una sfera di raggio qualunque, basta che sia una sfera con un certo raggio. Quindi se è contenuto in una sfera non può andare all'infinito, cioè deve essere un insieme, si dice limitato.
e K deve essere un insieme chiuso. Il viceversa in generale non è vero. Il controesempio non ve lo do perché richiede, insomma, è complicato, almeno a questo stadio per voi è complicato, cioè, non è neanche troppo complicato, lo potete pure scrivere, però alla fine non lo capite. In generale non è così. Però in particolare, se prendo R con la distanza euclidea, dovreste aver dimostrato, se non l'avete dimostrato andate a rivedere le video lezioni di analisi 1, le mie. Allora prendiamo lo spazio R con la distanza euclidea, K contenuto in R è compatto se solo se K è limitato. Ok? Quindi un insieme di R è compatto, ovviamente una freccia è vera in generale, quindi è vera anche in un caso particolare. Quindi è l'altra freccia. L'altra freccia deriva esattamente da quello che ho detto prima. Se prendo un intervallo a B chiuso, questo è compatto, perché da ogni successione si costruisce una successione che convergia al massimo limite e una che convergia al minimo limite. Poi se prendo un insieme limitato e chiuso, questo è contenuto in un intervallo chiuso, quindi essendo un insieme chiuso in un compatto è compatto. Questo è un altro risultato che è facile da dimostrare. Quindi in realtà la dimostrazione non è difficile, però si appoggia su questi due fatti, quindi chi vuole se la va a rivedere nelle video lezioni di analisi. Adesso dimostriamo la proposizione e qua ci aggiungiamo Rn, cioè questa stessa proposizione è vera pure in Rn. In realtà appunto, cioè affinché Rn per dimensione finita, i compatti sono limitati. Appena la dimensione non è più finita, la cosa non è più vera. Se prendiamo uno spazio vettoriale a dimensione infinita, vabbè, insomma, non complichiamo il discorso, perché poi dobbiamo fare affermazioni che per essere corrette richiedono una certa lunghezza. Cominciamo a dimostrare questo. Proposizione. Allora, consideriamo Rn con la distanza euclidea. Allora, K contenuto, diciamo contenuto, sto scrivendo parole. È compatto se e solo se K è limitato e K è. Oh, per quanto riguarda la dimostrazione, basta mostrare che 0,1 alla n sarebbe 0,1 cartesiano 0,1 cartesiano 0,1 n volte è compatto. Se lo faccio con 0,1 lo posso fare anche con qualunque intervallo A1, B1, cartesiano A2, B2, eccetera, eccetera. Il ragionamento, vediamo, si può vedere facilmente che è esattamente lo stesso. Una volta che un qualunque, questo, una cosa del genere si chiama intervallo di Rn, cioè il prodotto cartesiano di intervalli chiusi su R si chiama intervallo di Rn. Questo è l'intervallo unitario di Rn, cioè 0,1 per 0,1 per 0,1 per 0,1.
in R avete l'intervallo di lunghezza 1, in R2 avete il tassello fondamentale di R2, il quadrato di lato 1, il tassello fondamentale di R3 è un cubo di lato 1. Ok? Questo è l'intervallo unitario, e poi ovviamente potete avere intervalli con i lati diversi qua, cioè l'intervallo, infatti si chiama intervallo in R, si chiama anche rettangolo in R2, proprio per dire che i due lati sono, possono essere diversi. Ok, comunque, diciamo, senza stare a indugiare troppo sul perché, diciamo che basta dimostrare questo. Allora, prendiamo una successione x con h contenuta in Rn, anzi l'h lo mettiamo in alto e ci mettiamo delle parentesi. Perché la mettiamo x con h? H la usiamo perché la n sta già impegnata, la mettiamo in alto perché questi sono vettori e quindi in basso ci stanno gli indici di coordinata, ci mettiamo le parentesi per far capire che non è un esponente, che non è un esponente, questi sono vettori, no? Quindi questa è una successione, anzi prendiamola, scusate, non in Rn ma prendiamola in 0, 1 alla n, quindi sia prendiamo una successione con due esponenti. Per dimostrare che è compatto dobbiamo far vedere che è possibile trovare una sottosuccessione come convergente. Allora, in particolare allora io la dimostrazione la faccio per due dimensioni, poi si capisce che vale anche per tre, per quattro, per qualunque numero di dimensioni. X con H 1, dove sta? Chi sono questi? Sono? Questo 1 che significa? Sono le prime coordinate di ogni vettore, e quindi dove sta? In 0, 1. Quelli erano vettori, ogni coordinata stava in 0, 1 e quindi questa coordinata sta in 0, 1. Ma 0, 1 è un compatto di R, quindi esiste x1 hj che quando j tende a infinito converge a x1 appartenente a 0, 1. O no? Con questo j cosa ho voluto significare? Che ho preso questa successione e ho dagli h ho estratto una sottosuccessione. Quando j varia, va a infinito, questa sottosuccessione converge. Questa è la proprietà di compattezza di 0, 1. Adesso cosa prendo? Continuo qua sopra, scusate l'ordine inusuale, ma prendiamo x, h, j 2. Cioè prendiamo le seconde coordinate di questi qua. Non sono le seconde coordinate di tutti, sono le seconde coordinate solo corrispondenti dei vettori corrispondenti agli indici della sottosuccessione. Vedete, qua varia h e qua varia j. Queste dove stanno? Beh, comunque, questa era un'estratta di x2h, x2h stava in 0, 1 e quindi anche queste stanno in 0, 1. Quindi, metto implica e continuo qua, esiste x2hjl,
vabbè, sta L non si riesce a fare benissimo. Tale che X, 2, A, G, L, quando R è nefilo converge a X con 2. Ma prendiamo X con 1, H, J, L. Con J, con H, con J, con L, cosa intendo dire? Intendo dire che ho estratto una sottosuccessione della sottosuccessione. Questa mo è una successione, gli HJ sono degli indici di una successione e J vale. Di questi qua ne prendo una sottosuccessione. Allora, prendiamo la sottosuccessione e faccio convergere il secondo coordinato. Andiamo a vedere con gli indici corrispondenti cosa facevano le prime coordinate. Questa è una sottosuccessione di questa, ma se questa convergeva, ogni sottosuccessione deve convergere allo stesso limite, quindi questa converge a x con 1 e questa converge, e quella là delle seconde coordinate converge a x con 1. In totale, in definitiva, posso scrivere x H, J, L, scusate, non ci metto questo, quindi direttamente quando R tende infinito converge a X, che è X con 1, X con 2, appartenente a R2. Supponiamo che N fosse 2, cioè, qua N uguale a 2, qua mettiamo. Chiaro? Quindi in questo modo io prima estraevo una successione per far convergere le prime coordinate, poi estraevo una, non una sottosuccessione indipendente, ma una sottosuccessione della sottosuccessione per far convergere anche le seconde coordinate. Se estraggo una sottosuccessione in maniera indipendente non funziona, perché magari per far convergere le prime coordinate ci vogliono i pari, per far convergere le seconde coordinate mi vengono i dispari. E allora una sottosuccessione comune per far convergere tutte e due non la trovo. Invece, se per la prima coordinata, per far convergere la prima coordinata mi servono i pari, nella seconda sotto, diciamo, per far convergere la seconda coordinata prendo alcuni dei numeri pari. Quando prenderò alcuni dei numeri pari mi convergeranno sia la seconda che la prima. E quindi avrò fatto in modo di far convergere tutte e due le coordinate. Questo vedremo che coincide col concetto di convergenza di vettori di R2. Ancora non l'abbiamo verificato, ma è come dire converge, la convergenza dei vettori vuol dire la convergenza di tutte le coordinate. Oh, io dico che ho finito. Perché ho finito? Cioè, ma tu l'hai fatto solo per due dimensioni. E vabbè, se lo dovevi fare per te, che dovevi fare? Dovevi fare la successione e far convergere le prime coordinate, di questo devi prendere una sottosuccessione e far convergere pure le seconde coordinate, e di questo devi prendere un'altra sottosuccessione e far convergere pure le terze coordinate. Lo puoi fare? Sì. Quante volte lo puoi fare? In realtà mica vedo la macchina parcheggiata qua, Allora, questo si può fare, questo procedimento di estrarre la sottosuccessione si può fare addirittura neanche un numero finito di volte, si potrebbe fare anche una successione di volte, si potrebbe fare infinite volte, però a noi qua non interessa. Si può fare sicuramente quante volte vogliamo, si può fare una volta, due volte, tre volte. Rn n uguale a 50, si può fare anche 59. Quindi questo ci dimostra che i compatti di Rn sono tutti e soli i chiusi e limitati, cioè come in R. Perché questo era il risultato chiaro. Bisognava dimostrare che l'intervallo fondamentale era compatto. L'intervallo fondamentale chiuso e limitato è compatto. A questo punto tutti chiusi e limitati sono contenuti in un intervallo di questo tipo, per esempio in meno 1, 1 alla
n per qualche costante che lo dilata, e quindi sono tutti chiusi e limitati di Rn, sono compatti. Siccome un compatto era necessariamente chiuso e limitato, vale se e solo se. Quindi, di tutto questo discorso, vabbè, è chiaro che se uno, per esempio, arriva all'orale e mi fa la dimostrazione, è una cosa buona, però se non me la sa fare non è che per questo perde l'età. Diciamo, ci sono prima altre cose per voi da saper fare, sia allo scritto che all'orale. Il punto però è un altro. Il punto è che normalmente da qua in poi voi potete anche dimenticarvi di parte, buona parte di questo ragionamento. I compatti sono tutti assurdi, i chiusi e limitati. In Rn con la distanza euclidea, in generale no. Cioè, se il compatto è chiuso e limitato, viceversa, no. In Rn sì, in Rn funziona. Chiaro, quando poi andiamo a fare spazi di funzione, non funziona più. È chiaro? Bene. Okay.